Oggi ci siamo le batterie. Non sono capace. Lo farò per voi. A parte gli scherzi, oggi mixiamo le batterie. Continuiamo nella stessa sessione dell'altra volta e stavolta ci concentriamo sulla parte ritmica della canzone e vi darò un po' l'idea di come io personalmente affronto le batterie. Non lo so poi quelli veri come lo fanno. Io vi dico io come lo faccio, vi do un po' di... Cioè, non prendete sta roba come la Bibbia, vi faccio capire la mia filosofia del mixare la batteria, poi ognuno sviluppa la sua. Diciamo che le basi, ragazzi, del mix le abbiamo messe. Avete tutti capito quali sono i problemi del mix. Andiamo magari oggi a vedere un po' di trucchettini, va bene? Un po' di robettina un po' sgamata per la batteria. Senza dilungarmi, let's go! E allora, bentornati a questa registrazione. Questa registrazione, che cazzo sto dicendo? Sono stanco, ragazzi, sono stanco di lavorare, ma perché? Allora, dove siamo arrivati? But you've always been the two for me, back up on my feet. Oh, I can taste the blood on my lips. It's nothing but the sweet and truthful faith in our love. Allora, famo sta batteria, va bene? Allora, prima roba dobbiamo gruppare tutto, perché sennò diventiamo matti. Quindi io prendo tutto quello che è la batteria, quindi immagino fino qui, e faccio un gigantesco gruppo percussioni. Come faccio? Faccio una nuova traccia, la metto sopra in alto, poi prendo tutte le tracce che voglio mettere nella mia batteria e semplicemente trascino, vedete, verso l'alto. Se trascini diventa un gruppo, quindi ora tutto... Così il mio gruppone. Ok. Allora, ad un primo ascolto, devo già iniziare a fare delle decisioni, perché ragazzi, fare mix è prendere decisioni, comode o scomode. Allora, abbiamo sentito che ci sono tutti questi luppettini elettronici, ok, soprattutto. Che comunque dovranno venire fuori perché secondo me fanno parte proprio del clima un po' del brano. Quindi non potrò fare già così in partenza una batteria brillantissima. La mia tecnica è questa: prendo la coppia stereo di batteria che mi piace di più, la vado a cercare. Meno interessante. Questa forse è troppo stereo. Questa è un po' più viva, perché questo mi sa che è un ribbon. Però è interessante sotto. Teniamo questa. Questa Room 1 2, ad esempio, non mi piace, la muto direttamente. Mettiamola assieme un attimo per capire. Mi alzo un attimo il volume anch'io. Stavo giocando con l'inversione di fase per vedere se erano in fase, sono effettivamente in fase perché se la giro sentite che il rullante diventa più molle. Così è più... Ok, quindi questa qua è la mia base di partenza. Proprio schietto schietto. Quindi questa qui sarà la mia base. Poi piano piano io voglio andare a sommare i canali che mi interessano. Siamo sul kick in. Tutto questo in mono, chiaramente.
Questo non mi interessa. Questo tira su un sacco di casino, ad esempio. Ah, ok, la Yet. Grazie, la Yet, via, via tutto. Sennò vi entra il mondo. Cioè, tutta sta roba non serve. Questo qua è la Yet. Questa ce la giochiamo poi. Questo è orribile. Questo dà una bella pancia. Questo non mi interessa. Cazzo era. Ma chi se ne frega. Anche questi qua, gli overhead. Io di solito gli overhead in generale li taglio molto. Di solito becco veramente solo le parti altissime. Questo è un sample veramente cattivo, che è quello che fa il nostro suono, diciamo, di... Guardate come è scavato qua sul 1000. Anche questo qua, vedete, iniziamo la fase di pulizia. Anche qui c'è troppissima roba. Allora, questi tom... Solitamente sui tom io purtroppo anche qui li devo un po' sacrificare, perché che non ci sta tutta quella roba lì. Via un po' di risonanza, tira su un po' di pelle. Questo anche con scasso, questi sono suoni più difficili, ragazzi, perché quando scende così tanto, questo rompe il cazzissimo, tipo al kick. Vediamo un po', poi vediamo un po' come sacrificarlo. Mancava un po' di attacchino. Allora, rafforziamo l'attacco di questo kick, ad esempio con un 76, così lo andiamo a beccare. Andiamo a vedere anche cosa sta combinando in frequenza. Direi che la botta allora è bella alta di questo kick, è 100.
Questa energia non ci serve. Qui c'è la punta. Quindi siamo a 3100 per tenere questo kick fuori. Allora, sulla room, ragazzi, non si sbaglia, eh? Bisogna schiacciare. La room deve essere... Per tenere su, io solitamente schiaccio prima e poi dopo gli ridò un altro compressore con l'attacco lento. Giusto per ridargli un po' di... Sentite, riporto fuori un po' i transienti. Anche questo, gli diamo addirittura una pressata con l'L2. Allora, sul sub io di solito vado ad accentuarlo ancora di più, anzi vado prima a schiacciarlo, usiamo un'altra roba, usiamo l'Air Comp, usiamo l'Air Vox su questo. Vado prima a schiacciarlo ulteriormente. E poi gli do ancora più colpo al 60, sentite? Lo rinforzo un po'. E poi via tutto quello che non mi serve. Via, via il 100 perché ce l'abbiamo di là. Perché dobbiamo far passare l'altro. 3000 è meglio che lasciamo l'altra che è più pulito il segnale. Tutta questa energia via che non ci serve. Poi facciamo un high cut proprio così. Ma di solito io solo sugli overhead metto un riverbero. Questa è una roba mia, eh. Solitamente tipo una room. Per dare un pochino di... Continua a non piacermi questo sample. Vedete, è proprio un lavoro di pulizia. Sento semplicemente invece il bisogno di pulire queste, perché sembra che suona in una scatola. Vedete, soltanto pulendo qua intorno ai 400 come si apre questa batteria. Lavoriamo sul master adesso di tutto il gruppo. Sento ancora comunque moltissimo di questa zona, via.
Allora, non mi basta l'energia del kick, quindi faccio il mio solito trick in cui faccio una mandata parallela, metto un compressore molto violento sul kick. Devo sentirlo. Per poi ridargli sempre con il Pultec, lo faccio vedere anche con quello della Waves, tanto uguale, che è questo qui. Così è senza. Abbiamo una bella. Questo è sporchissimo. Questo come spingo? Questo è l'errore, che si fa più spesso. Si spinge per far uscire i suoni, invece bisogna bucare il resto. Quindi questo qui dov'è che stiamo lavorando? Abbiamo trovato troppo. Però diciamo qua, in quest'area qua, diciamo ce n'è molto, 3000-4000. Quindi andiamo nelle robe che suonano di più, come può essere questo. Sentite già soltanto pulendo quella zona lì, qua avevo già pulito involontariamente. Anche qua è molto importante pulire anche questa traccia. Che qua non lo vogliamo. Qua puliamo in basso perché tanto abbiamo i segnali diretti del kick. Pronti alla magia? Andiamo in stereo. Allora, tutti questi strumentini sono tanto belli quanto dei diti in culo perché sono difficili da mixare dentro. Ed è per questo che li vado a mettere in una room. Che vi assicuro che se li mettete anche solo un filo di riverbero, no, questi no, scusate. Allora, su questo sample che ancora non riesce a uscire, uso di solito l'Afex, l'Exciter, in modalità AX in parallelo. Quindi facciamo un attimo così. Allora, troppo, chiaramente. Adesso andiamo a bucare la batteria in modo da far uscire il vocal, ok? Va?
Allora, su tutta questa batteria metto un NLS Bass. Scusate, ho sbagliato. Ok, allora altri trucchettini per la batteria. Andiamo sempre su questo sample maledetto. Per farlo risultare ancora più grande di quello che è, ci metto sopra un altro riverbero. E alzo il pre-delay. Mettiamo tutti questi cuori un pochino più indietro. Un'altra cosa molto importante da controllare è il basso dove lavora. Vedete, il basso è lì. Preferisco sacrificare un po' di basso sotto perché ho dei kick molto potenti e valorizzare magari il 200. Ok, quindi poi vado nella mia traccia di batteria e butto giù il 200. Ah, guardate che bello, già era una zona che non ci piaceva. Accentuiamo un po' il buco. Perché vedete, se io tiro su questa frequenza, il basso diventa sfocato. Allora, questo può essere un po' il mio tipo di lavoro sulle batterie. Cioè, è sempre questo, è sempre un creare il posto. Avete visto come dalle room ho tolto il posto per lo snare, dal kick ho fatto posto per il basso, o comunque da tutta la batteria ho fatto posto per il basso. Ora, questo era chiaramente rapidamente. Vi ripeto, io non sono fortissimo sulle batterie. Che ne so, sui tom bisognerebbe gatearli per fare pulizia, che ne so, andiamo tipo un gate che uso spessissimo quando mi capita, cioè tutti questi sample in realtà andrebbero tutti tutti puliti. In questo modo, proprio con dei gate molto violenti. Anche tutti questi suonini, ogni tanto io, scusate, tolgo un attimo il riverbero. Sentite che c'è sotto un po' di riverbero. Solitamente quel riverbero lì rompe un po' il cazzo. Rompe il cazzo al vostro riverbero, perché li sommate. Allora di solito io mi metto in expander con questo plugin, che non mi ricordo mai come si usa, maledetto. Ah, in, ok. Ah, così è troppo. Vedete, cerco comunque di pulirli.
Anche questo è molto molto lungo e di solito io vado appunto a pulire tutti questi suonini. Questo qui è un casino. Vediamo se con un SSL G-Channel riusciamo un attimo a. Di solito quando ho questi suoni un po' dubbi, scusate, ci ho aperto mille plugs. Solitamente gli do di gain. Scusate. Però tipo in questi casi io in questo momento non sono il producer del pezzo, ma secondo me tipo questo suono è di troppo. Sei di troppo, cioè non stai aggiungendo. E fa un po' di colore, ma niente di, sta soltanto impastando. Allora, adesso sento tutta la batteria rispetto alla voce in generale, troppo presente, troppissimo presente. Allora, io faccio un'altra mandata. Ho la mia mandata room, quella dove vanno tutti. Ok, mando tutto il gruppo. Allora, facciamo così: mandiamo tutto il gruppo nella room. Ok, e ci sentiamo che effetto che fa. Ok. Sentite che magicamente mettere questa batteria nella stessa room dove mettevamo tutti gli altri strumenti ha la portata nel pezzo. Mentre prima erano tutti questi suoni molto staccati, e ve lo dimostro subito meglio, cioè se io la muto. Sentite, c'è questa batteria molto, molto per i cazzi suoi. Invece così. Ok, forse sono pazzo io, e può darsi, cioè nel senso sì, io sono pazzo. Però. Io lo sento la differenza perché, come vi spiegavo l'altra volta, il cervello capisce che è tutto una singola esecuzione, ok? Ragazzi, non abbiamo parlato di pan, però nel senso non sono uno che. Cioè, sì. Cioè, teoricamente dovreste mettervi con la room a capire. Sentite, ad esempio, la hi-hat è molto molto di qui, quindi anch'io accompagno il mio hi-hat. Cerco di centrarlo nello stesso punto, così l'immagine è più definita, perché sennò avrei la hi-hat della room magari qui, la hi-hat vero qua, e quindi si crea una ghost image storta perché l'equalizzazione è diversa qua in mezzo. Seguite sempre la room. Io adesso un po' l'ho perso mentre mixavo e spiegavo con voi. Però ogni tanto tornate sempre alla room. Ad esempio, rispetto alla room, io ho messo una borda di kick perché mi piace sul pezzo. E capisco che è giusto per il pezzo perché nell'arrangiamento il basso va con la cassa. Sentite che all'inizio do proprio. Mentre
va dentro con la cassa. Se fosse stato sempre diverso, magari avrei messo meno cassa. Ok, però vi ho fatto vedere un po' di trucchi. Quando c'è qualcosa di un po' disbiadito, la FX B Vintage in parallelo. Se non avete la FX B Vintage, va bene anche il saturator di quello. Come si chiama? L'user saturator, ce l'avete tutti questo. Lo mettete, lo tirate, poi mettete un EQ, schiarite molto, ok? E lo comprimete tanto, perché l'FX è un po' quello. È un exciter su alte frequenze che in realtà è un saturatore. Solo di alte frequenze, quindi con un pass alto molto cattivo, tipo sopra i 1000, no, attorno ai 1000, molto compresso, che in parallelo ti porta su tutta quell'energia lì. È una tecnica molto importante questa, perché è quello che succede, che ne so, in un preamplificatore va a valvolare. La valvola satura le alte, perché è una valvola, e vengono messe in parallelo assieme al segnale amplificato FET. Questo in alcuni preamplificatori, non in tutti. E poi gli ambienti. A me non piacciono i riverberoni, quelli tsh, che durano una vita. Se volete li mettete, ma assieme a quello dovrà esserci anche la room di tutti gli altri strumenti. Vi ripeto, non è la Bibbia, è il mio modo. A me piace che ci sia coesione di riflessioni. Cioè che se la batteria ha una riflessione di tipo stanza di 4 metri per 6, anche gli altri strumenti da qualche parte hanno una stanza 4 metri per 6, la stessa o simile. Perché, se no, vi ripeto, il vostro cervello non riesce a identificare chi fa chi e chi va dove, insomma. È secondo me una cosa veramente, veramente, veramente importante. Signori, mi fermo qua perché mi rendo conto che da qui in poi entro in una fase che non ho mai affrontato e che quindi non mi sento di insegnarvi. Perché vi ripeto, purtroppo io non faccio tante batterie, faccio tantissimo folk, tantissima elettronica, comunque dove non ho questo tipo di cose. Però ricordatevi, se siete fedeli alla room, difficilmente sbagliate. Perché la batteria sono tanti pezzi, è il kick, lo snare, l'hi-hat, gli avrei detto tutto, ma dovete immaginarlo come comunque un grande strumento da riprendere come se fosse un'orchestra. Quindi gli overhead e la room, ma più la room che gli overhead, sono comunque il riferimento di quel giorno, com'era la batteria, di come il batterista l'ha suonata. Lì trovate il suono della vostra batteria. Se vi manca un po' di kick, usate la tecnica di Pensado Space, non è mia, eh. Pensado mette un 160 della DBX che io non ho, però insomma lui mette un compressore elettro molto molto forte, molto molto violento. Questo compressore sentirete che vi toglierà tutte le basse della cassa che voi ridate con un Pultec o un equalizzatore simile passivo. O comunque che faccia delle risonanze. Non so se magari avete il Voice of God dell'UAD, anche quello lì sui kick è veramente una manna. Non ho usato con l'Airbus in questi casi, avrei potuto usare con l'Airbus, ma no, dai, ci può stare. Se avete dei sonnini elettronici molto corti, riverberi corti, quelli lì non sbagliate mai. Non abbiate paura di comprimere. Se dopo il compressore che avete messo, dove avete perso lo snap, i transienti, ne mettete un altro con l'attacco un po' più lungo in modo da recuperare un po' i transienti. Oppure mettete un transient designer. Se ce l'avete, mettete il transient designer. Molto bello quello della Native Instruments o quello della Sony Oxford o quello dell'SPL. Recuperate un po' lo snap della batteria. Poi, se tutto il resto è compresso, non fa niente, perché per il cervello è molto molto importante l'attacco del suono. È quasi l'unica roba che sente. Una volta che l'attacco è buono, siete a posto. L'ultima cosa, vi faccio vedere con il compressore multibanda sul master, della batteria. Torniamo in full reset. Potete andare a fare una cosa, se volete smagrire senza perdere l'impatto. Ad esempio, questa zona che non mi piace mai, io cosa faccio? La vado a comprimere, però con un attacco
molto lento. In modo che sentite che il colpo arriva e poi viene subito schiacciato. Sentite cosa è successo? La batteria si è pulita, è molto meno ingombrante, ma non è diventata più piccola, perché il transiente arriva comunque grasso e poi il compressore lo asciuga. Sentite? È più pulito, c'è più spazio per il pianoforte. Però è comunque grande perché il transiente passa ciccione e poi viene asciugato dal rilascio, magari un po' più lento, del compressore multibanda in quelle zone un po' fastidiose. Quella è sempre una zona che digerisco sempre male perché mi dà subito l'idea proprio di boxy, di chiusura. E mi rendo conto che in tutti i dischi che mi piacciono, magari anche un po' audiofili, alcuni dischi proprio che si usano di riferimento quando si provano gli impianti hi-fi. Quella zona lì è sempre una delle più controllate, perché quell'apertura hi-fi, quel piacere d'ascolto, non esagero, il 60% è il controllo di quella zona di frequenze che vi fa sentire un po' la stanza. Ok, vi faccio sentire questa zona qua. Sentite come si apre, come prende aria. Questa non è quella cosa che piace alla gente. Le robe aperte, le robe ariose, non le cose che senti pesanti. Va bene, signori, vi ho rotto il cazzo per un'altra mezz'oretta della vostra vita. Niente, continuo così. Magari con un'ultima installazione di questo giro di mixati finiamo questo mix. Che non sta uscendo neanche proprio, pensavo molto peggio, eh. Io però più che altro vi voglio passare poi non so come finirà questo mix. Magari malissimo, suonerà di merda e ci rimarremo tutti malissimo. Però voglio più che altro passarvi un po' di idee di cosa è il mix, soprattutto per chi non sa proprio cos'è, cioè il mix, signore, è questo. Oggi, ad esempio, sono stato molto poco attento ai livelli. Però vedete, con il meno 18 che abbiamo fatto, vedete che non ho mai clippato, nonostante non sono mai stato attento a effettivamente sono alto, sono basso, cazzo, entro troppo forte, perché ho dei livelli giusti, cazzo. E tutti quelli che mi cagano il cazzo su roba dei meno 18, non avete capito una madonna di audio, perché la dimostrazione è qui che io non clippo mai. Guarda, guarda figa. Ok che Reaper non clippa quando vai sul canale perché ha 64 bit, ma tu come fai a prevedere cosa fa il programma? Cosa fa il plugin quando gli entra un segnale fuori scala? Cosa fa? Perché Reaper so che non clippa, ma i plugin? Sono tutti a 64 bit, tagliano? Cosa fa? L'UAD taglia? Sì, ad esempio. Se tu nell'UAD entri più forte, gratta, non ce n'è di cazzi. Quindi, signori, bassi, state bassi, non vi preoccupate, non perdete qualità. Perdete più qualità se clippate. Figa, non smetterò mai di spiegarvelo. E tutte le volte che lo spiego salta sempre fuori uno nei commenti. Però figa il segnale rapporto rumore. No, no, no. State bassi. Cazzo. Perché quando l'omino della Yamaha che spiegava lo 02R ha presentato in uno studio dove lavoravo lo 02R, noi abbiamo fatto vedere, guarda, stiamo usando fino al rosso e lui ci ha detto, bestie, dovete overhead al digitale bisogna lasciare lo spazio di respirare sopra, perché i picchi hanno bisogno di spazio per respirare, anche in digitale. E se lo dice l'inventore della Yamaha, di uno dei mixer digitali che ha fatto la storia degli studi di registrazione, credeteci, cazzo, non fateli zucconi, cioè c'hanno ragione anche loro, maledetti. State bassi, sotto funziona meglio. Non vi preoccupate del segnale rumore. E per quelli che hanno paura dei fruscii,
Porca puttana, se state alti vuol dire che siete col gain più alto sul canale della scheda audio e siccome l'80% delle schede audio vengono fatte sono fatte con la merda perché devono fare dei prezzi competitivi perché ormai non se la comprano più gli studi ma se la compra la gente a casa con i soldi della paghetta, fanno cagare. Se state più bassi c'è meno fruscio. Figa, provateci, ve lo posso assicurare. Basta, il salmone è finito. Andate in pace, anche se non è domenica, ma è lunedì sera e sono in formissima.